vedete, allora, rispetto all'anno scorso, buonasera. Rispetto all'anno scorso, qualcuno di voi c'era, chi è che ha preso? A parte qualcuno di voi che conosco già, ma chi di voi ha preso parte a questi incontri anche l'anno scorso? Ah, qualcuno, qualche veterano c'è, insomma, anche reduce del 2016 c'è, va bene. Rispetto all'anno scorso, quest'anno ho pensato di portarvi al cinema anche, va bene, di farvi vedere qualcosa, oltre che ascoltare. È una necessità dettata un po' dall'epoca, non si sfugge a certe regole, è difficile. Io potrei anche raccontarvi, una volta si faceva così, non si faceva neanche ascoltare perché non si usava fare esempi musicali, ma magari c'era uno che parlava e basta. E se era un bravo parlatore, un bravo conversatore, che sapeva tenere l'attenzione del pubblico, bene, tutto bene. Se era uno soporifero, si addormentava. Le vecchie conferenze di una volta, che di un tempo di cui voi non avete avuto esperienza. Io sì, mi ricordo queste conferenze noiosissime, dove c'era magari un sacco di gente, uno là in fondo che parlava, si sentiva poco, non si capiva quello che diceva, però chi diceva tutti, ma non è un grande intellettuale, un grande artista, un grande musicologo. Vabbè. Quello che vedete è l'autografo di Beethoven in una lettera. Stasera noi parliamo di due personaggi fondamentalmente, perché ascoltiamo due composizioni, rispettivamente il concerto per violino, opera 64 in mi minore, di Felix Mendelssohn Bartholdy, o più brevemente per gli amici Felix Mendelssohn senza Bartholdy, e seconda parte del concerto, la sinfonia pastorale in fa maggiore, opera 68, di Ludwig van Beethoven, appunto, questo signore. Sono due compositori che non si sono conosciuti e che sono nati a distanza notevole l'uno dall'altro, perché Beethoven è nato nel 1770, cioè prima della rivoluzione francese, quando l'Europa era ancora un'Europa feudale sostanzialmente in gran parte. Invece Mendelssohn è nato nel 1809, quindi 39 anni dopo, ma è morto giovane, più giovane di Beethoven. Si moriva giovane. È una cosa curiosa, e dopo vi spiegherò il perché. I compositori dell'Ottocento, in gran parte, i più famosi, quelli che conosciamo, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, eccetera, sono spesso e volentieri morti giovani. Non tanto volentieri, ma molto spesso. E dopo una vita di sofferenza, anche baciati da successo, dopo una vita di successi, ma eternamente infelici in un certo senso, in gran parte, insoddisfatti della vita, in cerca di qualche cosa. E questa ricerca veniva davvero riversata, sublimata, questo disagio, questa sofferenza esistenziale, veniva riversata nella loro musica. Ed è anche in ragione di questo disagio, di queste storie che si accavallano una con l'altra, di sofferenze fisiche, psicologiche, tubercolosi, tentativi di suicidio, depressione, eccetera. Tutto questo crea quel background, quella mitografia in un certo senso, perché la storia, la letteratura ha fatto di questi personaggi degli eroi
sfortunati, degli eroi felici, e sono gli eroi del romanticismo, perché l'Ottocento, questo secolo, e le composizioni appunto che noi ascoltiamo sono di pieno Ottocento, è il secolo del romanticismo. Beethoven non è, nei manuali di storia, Beethoven non è un autore romantico, però è, paradossalmente, è il più romantico di tutti. Perché? Perché cosa vuol dire romantico? Chi? Romantico può avere tante sfumature, no? Vediamo se qualcuno di voi mi tira fuori una battuta. Che cos'è cosa vuol dire romantico? Chi ha un'idea in testa? Passionale, cioè guidato dalla passione, dal cuore, anziché dalla razionalità. Se parliamo in termini di storia, potremmo definire un autore romantico un autore che ha vissuto nel pieno del secolo. Sì, beh, in quel secolo, cioè nell'Ottocento, quindi. Sì, anche se c'era magari, ci poteva essere qualche autore che non era esattamente un romantico, soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento in poi. Per esempio Rossini, che ha vissuto gran parte della sua vita nell'Ottocento, era tutto tranne che romantico, anzi il romanticismo gli stava qua sullo stomaco. Un altro che non era, che per noi era romantico, ma che in realtà aveva una posizione molto severa nei confronti del romanticismo musicale, era Brahms, ad esempio. Quindi il fatto che vivano in quel secolo, sì, il romanticismo appartiene a quel secolo, ma ci sono delle eccezioni. Il romantico, l'artista romantico, è quello che ritiene che l'arte sia più importante della vita stessa, che abbia un valore che va al di là della vita e che la sua missione, il suo essere artista sia una missione, sia veramente una vocazione di rivelare la bellezza agli uomini, e rivelare lo spirito, la spiritualità, qualche cosa che l'uomo comune non sarebbe in grado di cogliere. E allora, con questa idea in testa, che è stata condivisa da tantissimi artisti che si sono veramente rovinati l'esistenza per seguire la loro vocazione di compositori, immaginate le condizioni di vita. La vita nell'Ottocento non era come oggi. Io vi dico solo il riscaldamento. La sinfonia numero 4 di Beethoven, la sinfonia numero 6 di Beethoven, venne presentata in un concerto il 22 novembre 1808, in un concerto che durò 4 ore, okay? In una stanza, in una sala che era il teatro an der Wien, e siccome era chiuso per la stagione teatrale, non si faceva teatro in quel periodo. Non era riscaldato. Siamo a Vienna, siamo in inverno e faceva molto freddo. Tutti lo testimoniano, ma le persone rimasero 4 ore. In quel concerto venne presentata in prima assoluta la Sinfonia Pastorale, che dura 40 minuti. La Quinta Sinfonia di Beethoven. Sapete qual è la Quinta Sinfonia di Beethoven? Tutta musica che quelle persone non avevano mai sentito prima. Sapete qual è la Quinta Sinfonia di Beethoven? Lo dico per chi eventualmente concerto in sol maggiore numero 4 di Beethoven, un altro capolavoro bellissimo, sempre nello stesso concerto.
La fantasia corale opera 80, sempre di Beethoven, sempre in prima assoluta. Insomma, Beethoven presentò al pubblico praticamente 3 ore, o quasi, di musica che nessuno aveva mai sentito prima. E o più, oltre ad altre cose, tutte sue, si gelava dentro quella stanza, dentro quella sala. Ma tanti soffrivano, veramente, e molti morivano, poi si ammalavano e affrontavano delle condizioni di esistenza durissime. E i compositori che dovevano lavorare senza la luce elettrica, lavoravano a lume di candela, non esisteva uno straccio di tecnologia paragonabile a quello di oggi, si lavorava tutto a mano, si lavorava molto spesso di notte. E quindi sto dicendovi che quando il compositore nel 600, nel 700 lavorava per un re, per un principe, per un aristocratico, era un servo, sì, ma come possiamo dire che aveva le spalle coperte. Aveva uno che lo proteggeva, lui era un dipendente di un signore che però lo valorizzava. Nell'Ottocento tutto questo non c'è più. Adesso il compositore è libero di scrivere quello che vuole. Ma questa libertà ha un prezzo molto alto, perché non c'è più nessuna certezza, e per riuscire bisogna fare molta fatica, e spesso ci si trova di fronte a un pubblico che rifiuta la nostra musica e il compositore va in crisi. Capite il concetto? Questo è l'Ottocento. L'Ottocento è l'anticamera del Novecento. Tutto quello che nell'Ottocento si è elaborato, noi siamo figli di quel secolo. Allora, Beethoven. Facciamo la conoscenza di Beethoven. Questo è il ritratto più famoso di Beethoven. È un ritratto del 1819, che è come la Quinta Sinfonia, insomma. In realtà è un ritratto molto celebre, tanto è vero che Andy Warhol, un artista del nostro tempo, un artista un po' padre, ne ha ricavato dei multipli, delle cose di questo genere. Però questo volto di Beethoven è un volto, come posso dire, un po' fiction, un po' romanzato. Beethoven non era esattamente così. Questo ritratto, altro celebre ritratto di Kloewer, sempre più o meno negli stessi anni, lo raffigura più da vicino. Ma noi conosciamo in realtà la faccia di Beethoven. Non abbiamo nessuna fotografia, perché il progenitore della fotografia è stata inventata alla fine degli anni 30. Però noi abbiamo la faccia di Beethoven. Abbiamo una maschera di gesso, un calco di gesso, che gli venne fatto quando lui era ancora vivo. Qualcuno, se avete visto certi libri, viene presentata come la maschera di morte di Beethoven. No, non è la maschera. Beethoven era vivo e vegeto. Nel 1812 uno scultore, Franz Klein, gli fece un calco di gesso. Si fa ancora. Il calco di gesso è una forma che viene spalmata sulla faccia, poi si indurisce e alla fine viene il calco, che viene riempito in tanti modi, con della creta o con del bronzo, e si fanno le sculture. Volete vedere la faccia di Beethoven? Eccolo. Questa è la faccia di Beethoven. È un signore piuttosto imbronciato, bello robusto, che era così, era basso, tarchiato, si lavava poco, famoso, no? Sapete, era un bizzarro, a certe persone faceva paura. Questa è un'altra veduta, sempre di questo marmo ricavato da questo. E questo è Beethoven, e corrisponde in effetti all'idea che ci siamo. Beethoven corrucciato, no? Era così in effetti. Però tutti testimoniano che aveva questi occhi assolutamente formidabili. Questo fu un giovane pittore, un certo Simon, che passò alcuni giorni con Beethoven, e Beethoven lo prese a ben volere e gli concesse del tempo per farsi ritrarre. Questo, secondo molti, secondo gli studiosi di fotografia, è forse il ritratto di Beethoven più
fedele proprio da un punto di vista di questa espressione, di questo sguardo che sembra volere sfidare il mondo, l'universo intero. E questo era il suo studio. Questo è un disegno a china realizzato dopo, pochi giorni dopo che Beethoven morì. Quindi questa, diciamo, è un po' la fotografia di come era il suo studio. Cosa notate? Beh, il pittore ci evidenzia quello che era cinotto, cioè il disordine. Beethoven non era un metodico, era un irruento, era un passionale. Chi è che aveva tirato fuori la passione? Assolutamente. E questa è la sua. E questa è stata la sua forza, ma anche la sua condanna. Nel 1802 Beethoven dovette accettare il fatto che stava diventando sordo e diventò completamente sordo. Nel 1818 non sentiva assolutamente più niente. Lo sappiamo oggi che i medici lo rovinarono. Oggi sarebbe stata forse possibile curare il suo problema, ma all'epoca venne torturato e gli rovinarono definitivamente. Quello che vedete qui è una sua lettera indirizzata ai suoi fratelli. Für meine Brüder Karl und, qui c'è un buco. Il secondo fratello si chiama Johann, come suo padre. Ma suo padre, il padre di Beethoven, è stato un pessimo padre, il peggior padre che ci si possa dire. Alcolizzato, uomo violento, era un cantante, cantava all'opera di corte di Vienna, ma per Beethoven fu un padre terribile. Voleva farne un nuovo Mozart, ma Beethoven non era così enfant prodige come Mozart. Era straordinario, ovviamente, parliamo di Beethoven, verosimilmente, ma non era così. E soprattutto suo padre non era Leopold Mozart. Non aveva la caratura del padre di Mozart, che era un signor musicista, un uomo di corte, abituato a girare il mondo. E il padre di Beethoven era sostanzialmente un uomo che aveva trovato impiego come cantante nel coro dell'opera di corte, ma la cosa per lui più importante era la dottrina. Secondo molti, questa infanzia infelice di Beethoven, che si salvò grazie all'amicizia di alcune famiglie nobili, prima a Bonn, poi dopo, naturalmente quando si rese indipendente e si trasferì a Vienna, secondo molti tutta l'opera di Beethoven, tutta quella forza, quell'energia, quella disperazione, quel dramma, quella cosa che fa di lui Beethoven e che nessun altro ha, forse deriva proprio da quella esperienza infelice da bambino, da ragazzino. E tutta la sua musica potrebbe essere letta come un disperato, richiesta di amore, di affetto, di quell'affetto che da bimbo non ha avuto, anche perché sua madre è morta, che lui adorava, è morta molto giovane, e lui ha dovuto veramente affrontare un'esistenza molto dura. E tutta la sua sfida al mondo probabilmente è il tentativo di ricostruire una sua persona, aveva sentito proprio violentata, umiliata e ferita nella sua infanzia. Di lui ascoltiamo la Sinfonia Pastorale. Cosa vuol dire? In alcuni schizzi si leggono i titoli che Beethoven aveva pensato. Sinfonia caratteristica, prima, e poi da un'altra parte, nella parte del primo violino che venne utilizzata per la prima esecuzione, si legge Sinfonia Pastorella, proprio così, Pastorella, e poi Pastoral Sinfonie in tedesco, e, che è diventato poi il titolo effettivo quando venne pubblicata nel 1809, un anno dopo
che fu eseguita appunto a Vienna, in quel concerto enorme che vi ho raccontato. Quel concerto è passato alla storia, un concerto di 4 ore non era lungo anche per l'epoca. E molti teatri hanno tentato di ricostruirlo. Adesso un giorno o l'altro parlerò con Giampiero Piscaglia della Sagra Malatestiana e gli dico: provate una di queste volte a ricostruire quel concerto di musiche di questo gruppo, potrebbe essere interessante. Allora, Sinfonia Pastorale risponde a una esigenza profonda di Beethoven. Beethoven amava, adorava la natura, come molti romantici del resto, ma aveva una fortissima idiosincrasia per la musica descrittiva. Vi ricordate la volta scorsa, chi di voi c'era? L'abbiamo vista. Ve la faccio vedere. Tempo impetuoso d'estate, questo è Vivaldi, no? Allora nel Settecento ce n'era stata una quantità di musica descrittiva di questo tipo. Si descriveva il canto degli uccelli, la tempesta, lo scorrere degli uccelli, i grandi prati, i cieli azzurri, eccetera, eccetera, qualunque cosa. Vivaldi è stato uno specialista in questo, ma non è certamente stato l'unico. Bene, Beethoven aveva una grande diffidenza, un grande fastidio nei confronti di questa musica e diceva: bisogna fare in modo di che l'ascoltatore capisca senza che gli vengano date indicazioni. Non bisogna fornire indicazioni all'ascoltatore. L'ascoltatore capirà se la musica è giusta senza bisogno che gli vengano date le istruzioni per cosa ascoltare. Che cosa rappresenta quella musica? Quella musica non rappresenta niente. Quella musica evoca per Beethoven soltanto dei sentimenti che si provano di fronte a un certo spettacolo. Non descrizione, ma espressione di sentimenti. Io vedo un bel paesaggio, Beethoven dice: io non descrivo quel paesaggio, io riporto in musica semplicemente i sentimenti che si provano di fronte a un bel paesaggio. E quindi la musica di Beethoven vuole restare molto più sul vago, molto meno specificata, molto meno dettagliata, e in questo Beethoven ha una fortissima connotazione romantica. Come lui, anche altri, Mendelssohn per esempio, Schumann, hanno avuto una grande diffidenza nei confronti della musica descrittiva. E in questo Beethoven è stato un pioniere e ha segnato e ha insegnato, diciamo pure, a quelli che sono venuti dopo di lui, ad avere una certa cautela nel dedicarsi a comporre musiche che descrivono anche il gocciolio della pioggia sulla grondaia o cose di questo tipo, quindi l'onomatopea, imitare con la musica dei rumori. Lo hanno fatto in tanti, ma Beethoven detestava questo tipo di cose. Però scrive, quasi come una sfida, questa sinfonia pastorale, e gli dà dei titoli. Il primo movimento gli dà dei titoli, ma sono titoli che hanno soprattutto a che fare con i sentimenti. Il primo movimento si intitola Risveglio di sentimenti gioiosi all'arrivo in campagna. Arriviamo, è quasi una narrazione più che un'illustrazione.
qualcuno, il compositore, l'artista, noi che ascoltiamo, arriviamo in campagna e la campagna ci dispensa gioia. Secondo movimento, che cosa ci dice? Scena al ruscello. Abbiamo la descrizione dell'acqua? Beethoven ci risponderebbe assolutamente no. Ma abbiamo una, come dire, una situazione musicale che ci induce a, come dire, è una specie di invito a considerare il nostro stato d'animo di fronte a questa scena. Scena! Qui non c'è la descrizione dell'acqua, qui c'è, siamo noi che siamo di fronte a una, a un, a uno, a una scena, a uno spettacolo, a un, che ci ristora in un certo senso. Questa sinfonia ci vuole trasmettere, in altre parole, serenità. È una delle, in questo senso è una composizione atipica di Beethoven. In Beethoven sono molto più numerose le composizioni che tendono a trasmetterci dramma, passione, furore addirittura. Non sono tanti invece i luoghi, ma sono preziosissimi, e ci sono, i luoghi dove Beethoven invece espande la sua gioia di vivere. Questo è un momento in cui Beethoven ci racconta, ci descrive, ci trasmette una gioia di vivere legata appunto alla contemplazione della natura. E ecco che nel nostro andare in campagna, il terzo movimento, incontriamo una allegra brigata di campagnoli. Ma l'allegria dei contadini viene interrotta da che cosa? Da un temporale, anzi, tuono e tempesta, che nei suoi manoscritti, nei suoi schizzi, lui scrive Donner und Sturm, cioè tuono e tempesta. Poi nella edizione a stampa diventerà Gewitter und Sturm, cioè temporale e tempesta, sono quasi sinonimi, insomma.
Succede sempre, nei manoscritti il compositore scrive una cosa, poi nella revisione con l'editore un tira e molla, dice ma forse qui si potrebbe scrivere così, no io penso che sia meglio così, alla fine poi spesso e volentieri ci sono dei cambiamenti. Beethoven da questo punto di vista è veramente un romanzo, cioè un romantico, perché i suoi schizzi, guardate, no dove? Questo che vedete è il manoscritto finale della sinfonia, la sesta sinfonia. Questo è tutto quello che Beethoven ci ha lasciato. Quello che notate sono le cancellature, sono i pasticci, le macchine. È la registrazione di un tormento. Da questo manoscritto è stata ricavata l'edizione a stampa, non ce n'è altri, non esiste una bella copia di pugno di Beethoven. Vedete com'è tormentato? E quasi tutti i manoscritti di Beethoven sono fatti così, sono proprio la testimonianza diretta, tangibile del suo tormento di creatore, del fatto che quando si chiudeva nella sua stanza e componeva, le domestiche che erano spaventate, terrorizzate da lui cambiava la governante a meno di una settimana e le licenziava furibondo perché non avevano fatto qualcosa, insomma eccetera eccetera, ma verosimilmente era lui che era assolutamente intrattabile. Raccontano che si sentivano, lui si chiudeva a chiave nella stanza col pianoforte, nel suo studio appunto. A Vienna in neanche 30 anni ha cambiato più di 30 case, 30 appartamenti diversi. Vabbè, si sentivano aggiungere urla, bestemmie, imprecazioni. Questo era Beethoven quando era effettivamente un personaggio che aveva degli aspetti, come dire, quasi psicotici, insomma. Eppure, Beethoven, in quella lettera che vi ho fatto vedere prima, in questa lettera, lui fa una confessione. Per i miei fratelli, Carl e Johann, che non scrive, quel nome non riesce a scrivere, Beethoven, o voi uomini che mi giudicate scontroso, astioso o addirittura misanto, come mi fate torto? Voi non conoscete la causa segreta di ciò che mi fa apparire così. Il mio cuore e il mio animo, fin dall'infanzia, erano inclini al delicato sentimento della benevolenza e sono sempre stato disposto a compiere azioni generose. Considerate però che da 6 anni mi ha colpito un grave malanno, peggiorato per colpa dei medici. Di anno in anno le mie speranze di guarire sono state gradualmente frustrate e alla fine sono stato costretto ad accettare la prospettiva di una malattia cronica, la cui guarigione richiederà forse anni o sarà del tutto impossibile. Come potevo confessare la debolezza di un senso che in me dovrebbe essere più raffinato che negli altri uomini e che in me un tempo raggiungeva un grado di perfezione massima, un grado tale di perfezione quale pochi nella mia professione sicuramente posseggono? Non mi riusciva di dire alla gente, parlate più forte, gridate, perché sono sordo. No, non potevo. Devo vivere come un proscritto. Se sto in compagnia vengo sopraffatto da un'ansietà cocente, dalla paura di correre il rischio che si noti il mio stato. Quale umiliazione provavo quando qualcuno vicino a me udiva il suono di un flauto in lontananza e io non udivo niente. O udiva il canto di un pastore e io non sentivo niente. Tali esperienze mi hanno portato sull'orlo della disperazione e poco è mancato che non ponessi fine alla mia vita. La mia arte soltanto essa mi ha trattenuto. Mi sembrava impossibile abbandonare questo mondo prima di aver creato tutto ciò che avvertivo come un dovere imperioso. E così ho trascinato avanti questa miserabile esistenza.
davvero miserabile, poiché da un istante all'altro la mia sensibilità esasperata, dalle migliori condizioni di spirito, può precipitarmi nella più angosciosa disperazione. Dio onnipotente, che mi guardi fino in fondo all'anima, che vedi nel mio cuore e sai che esso è colmo d'amore per l'umanità e del desiderio di bene operare. Dio, guardami, scrutami la mia anima. O uomini, se un giorno leggerete queste mie parole, ricordate che avete sbagliato nel giudicare. Questo è tutto. Vieni dunque, morte, quando tu vuoi, io ti verrò incontro coraggiosamente. Addio, non dimenticatemi del tutto dopo la mia morte. Siate felici. Noi sappiamo che Beethoven ha seriamente pensato di suicidarsi, ma 4 giorni dopo c'è una postilla nella quale si capisce che forse ha superato questa crisi. E allora si rivolge ai suoi fratelli, insomma, e dice, come rimandando a un tempo più avanti questo momento di incontro con la morte. Ma Beethoven ha pensato di porre fine alla sua esistenza. Dicevo, la tempesta. La tempesta era un luogo comune. E Beethoven scrive la sua di tempesta. Qui Beethoven mi perdonerà, ma qui è difficile negare che in qualche modo abbia voluto descrivere una tempesta con colpi di tuono, il vento, eccetera, eccetera, eccetera. D'altronde, ripeto, era una tradizione diffusissima, da Vivaldi a Rossini, a Richard Strauss, a Richard Wagner, a tantissimi altri. La storia della musica è una storia di meravigliose tempeste, tempestosissime, va bene, soprattutto nell'Ottocento. Non c'è il tempo di farvele sentire, sarebbe molto bello, ce ne sono alcune splendide e veramente impressionanti, ma non abbiamo tempo. La conclusione è il sereno ed è il sentimento di ringraziamento alla divinità per la tempesta che è superata e per il ritorno della tranquillità e quindi anche della pace dell'anima. Ci congediamo da Beethoven con questo tema, che è la conclusione, il momento finale, il quinto movimento
La sinfonia in cinque movimenti, questa pastorale, cosa strana, perché la sinfonia di regola nell'Ottocento, già dall'ultimo Haydn, poi Mozart, eccetera, eccetera, è una composizione in quattro movimenti. Ma Beethoven, forse ormai avete capito, è Beethoven, scrive questa sinfonia in cinque movimenti, altre ne seguiranno appunto dopo di lui, che apre in un certo senso come rompighiaccio questo nuovo modo di concepire la forma e la composizione in una maniera più libera. E anche in questo Beethoven, che è un compositore di formazione classica, apre la strada appunto al romanticismo, quel romanticismo che è la cifra di un altro, dell'altro nostro compositore, che è Mendelssohn. L'ho sacrificato, l'ho tenuto in fondo, poverino, ma con quel gigante di Beethoven tutti quanti spariscono. Allora, vediamo. Paradossalmente, la musica descrittiva, come la sinfonia pastorale, sarebbe stata più adatta a Mendelssohn come compositore, perché vi ho detto delle diffidenze di Beethoven nei confronti della musica descrittiva. E invece il concerto, quel concerto in Mi minore che stasera ascolteremo, che è un capolavoro anch'esso di Mendelssohn, è una composizione fortemente pervasa di spirito passionale, di spirito romantico, e quindi in un certo senso è forse una delle composizioni più beethoveniane di Mendelssohn, il quale era profondamente diverso da Beethoven. Questa è una fotografia, è un daguerreotipo. Questo è il volto di Mendelssohn. Qui è molto rovinato, ma io ho fatto un po' di restauro. Ed eccolo qua. Questo è Mendelssohn. Ritratto all'età di circa 30 anni. Ci sono dei ritratti di lui abbastanza fedeli. Andiamo a vedere. Eccolo qui. Questo è piuttosto fedele, come vedete. E questo invece è qui, è nel 1837, qui all'età di 28 anni. E questo invece un anno prima di morire, 1846. Mendelssohn veniva da una famiglia, da una ricca famiglia di origine ebraica, il Mendelssohn. Un suo avo, suo bisnonno, si chiamava Mendel, Sohn in tedesco vuol dire figlio, e quindi suo nonno divenne Mendelssohn, e da lì nacque poi il cognome della famiglia. E nella famiglia c'è un filosofo molto importante, Moshe Mendelssohn, che è stato un filosofo illuminista che ha avuto molto a che fare con l'arte, perché l'estetica di Mendelssohn è uno dei testi più importanti nella storia di questa disciplina filosofica. Ebbene, veniva, suo papà era un ricco banchiere, insomma, era una famiglia coltissima. Goethe, il grande Johann Wolfgang Goethe, era amico di famiglia. Sua mamma era una persona molto colta, suonava il pianoforte. Crebbe in un ambiente favorevolissimo, l'esatta antitesi di Beethoven. E la sua musica rispecchia quella serenità, quella felicità, quella fortuna che Mendelssohn ha avuto. Non ha avuto fortuna da un punto di vista della salute, purtroppo la sua è stata una vita molto breve, 38 anni soltanto, due o tre in più di Mozart, 5-6 più di Schubert, tutti compositori morti giovanissimi, eppure tutti grandissimi, immensi compositori. Che cosa ci lascia? Ci lascia una quantità di cose, ma di Mendelssohn parleremo ancora, perché fra due incontri ascolteremo la sua quinta sinfonia, quindi avremo modo di riparlare di lui. Oggi di lui ascoltiamo qua questa sua sorella, compositrice anch'essa, Fanny Mendelssohn, una delle prime e forse una delle più importanti compositrici, forse la più importante da subito, donne nell'Ottocento, in un mondo che era un mondo, come ben sappiamo, fortemente maschilista. Il ruolo delle donne era riservato al canto e qualche volta allo strumento, soprattutto pianoforte, a volte violino,
oppure all'altro. Ma il ruolo della donna nella musica era veramente di contorno, in gran parte. Oggi le cose sono cambiate, ma non più di tanto, in fondo. Questa è la moglie di Mendelssohn. E questi sono gli acquerelli di Mendelssohn. Era anche pittore. Pittore dirigente. Firenze, Costiera Amalfitana, Lago di Como, Château de Chillon al lago di Ginevra, e questo è nel suo studio. E qui è messo in ordine, comunque, non è confrontabile col disordine di Beethoven, ma questa immagine è abbastanza significativa per farvi capire la differenza delle due personalità. Ebbene, per questo che dico, il concerto per violino, in realtà, è una composizione così fortemente romantica, che giante nel suo tratto, nella sua espressione, che ha qualcosa di beethoveniano ed è cancella un po' quell'opinione che molti hanno avuto di Mendelssohn, che fosse soprattutto, per esempio anche Debussy, lo considerava un elegante notaio, uno molto preciso, che scriveva musica molto bene, ma privo in fondo di quella passionalità romantica vera dei romantici autentici. Ma il giudizio forse è ingiusto. Questo oggi, stasera lo ascolterete, questo violino si apre con un tema che è uno dei più bei temi di tutta la musica dell'Ottocento. È in mi minore, esposto subito dal violino con una, come dire, irruenza. Nei concerti prima c'è l'orchestra che fa un'introduzione, eccetera, eccetera. No, qui c'è il violino che entra subito. Ascoltate. L'irruenza di questo ve ne siete resi conto anche voi, questa è la classica melodia felice, quella che apparentemente sgorga di getto. Non era così in realtà, neanche per me adesso, tantomeno per Beethoven. Tutti i compositori cercano di far sì che il risultato finale della loro musica sia il più naturale possibile, il più cantabile possibile. C'è per qualcuno che è facile, per Mozart era facile, per Haydn era facile, per Vivaldi era facile, per Chopin era relativamente facile, per Tchaikovsky, ma per altri, Beethoven e compagnia, era un processo molto più complicato. Qui Mendelssohn tira fuori un tema semplicissimo, di una bellezza, a mio avviso, immensa, e lo sentirete meglio naturalmente in concerto stasera,
di una, uno, un gusto, uno stile, una freschezza e una forza, una passione, di cui tanti si ricorderanno. Ve ne cito soltanto due, per esempio Tchaikovsky e anche Brahms, nell'Ottocento, per dire soltanto alcuni che in qualche modo ci riportano lo stesso entusiasmo, la stessa forza, la stessa spontaneità di melodia. Ora, il secondo movimento, come sempre nei concerti, è il movimento, è il momento, è il luogo della intimità. Dopo il secondo movimento, dopo questo andante che è appunto un luogo di intimità, di raccoglimento, di tenerezza, cosa può seguire? Alla fine, in genere, tutti mettono sempre qualcosa di molto brillante, no? Nelle composizioni in più tempi, sia una sinfonia, sia un quartetto d'archi, sia una sonata, sia un concerto, a maggior ragione un concerto, segue una e chiude, va bene, una pagina che deve fare che cosa? Chiamare l'applauso, e quindi lì il compositore e il solista sono chiamati a mostrare la loro bravura. Questo finale, con cui chiudiamo, si apre con quello che viene chiamato un recitativo, cioè un allegretto, un momento, un attimo di così interlocutorio, di sospensione, e poi parte questo tema brillantissimo, anch'esso felicissimo, come appunto Mendelssohn, quasi un nuovo Mozart, come certuni lo definiscono, è in grado di coniare, di tirare fuori. Sentiamo quindi le prime battute. Thank you.
siamo capiti, no? Quando si dice che il finale serve per attirare gli applausi, questo è un esempio. Il solista era un grande amico, un grande violinista, Ferdinand Bach, violinista e produttore tedesco, amico di Mendelssohn. Ci andiamo a sentire il concerto e poi ci vediamo giovedì prossimo per il